Siamo arrivati alle 11 di notte, mese di agosto. Io non sapevo niente dell'isola. La nave che ci ha portato da Milazzo ci ha fatto arrivare, ci ha sbarcato qui. Era notte buia, non c'era porta, non c'era banchina. La nave si fermava, veniva una barca e scendevamo sulla barca che ci portava sulla spiaggia. Poi c'era tutta una bella illuminazione. Io non sapendo di Stromboli, non sapevo che questa illuminazione la faceva la nave con enormi proiettori. Ero spenta senza nulla e io ero ancora sulla spiaggia nera, nel buio totale. Con mio marito non sapevo. Allora abbiamo dovuto fare come gli indiani, ascoltare i passi per andare nella direzione della gente, meno male che ancora non correva perché aveva bagagli, ma loro sapevano dove andavano, così che li abbiamo seguiti. Cioè, moglie tedesca, io strombolano. E figli misti. Quanto gnam. Il futuro tuo è. Parliamo. Mio, Ma io posso fare qualsiasi cosa. Tutti in mazza. Pure la guida posso fare, ma io faccio il corso. A guida sta calma, ogni cosa porto sua. Invece una piccola botta qui, è vero che c'è una piccola botta? No. Una volta andavamo a Ruba, si dice, per gli stranieri, quando eravamo giovani. Perché eravamo, penso, carini, che ne so, tipici dell'isola. Siamo un po' vecchiette, un po' più anziane, a gela, stagionate, allora così è il fatto. Ma battuto, devo guardare, io lo guardo di qua non c'ho paura, ma se mi trovo proprio vicino là c'ho paura. Perché là se fa un'esplosione ti ammazza. Qua invece non succede niente. Qui lo chiamano Iddu, che Iddu in italiano significa lui, perché è come un amico, diciamo, una persona. Si sente per esempio un tuono. Tipo tuono, però trema tutto. Non è che cioè le batte forti trema. Però invece quelle là normali, diciamo, quelle là che succedono sempre, alcune o non si sentono, alcune sono diciamo come un tuono ma un pochino più piccolo.
Lo Stromboli è fra i pochi vulcani sulla Terra che sono praticamente sempre in attività. E quindi fa questa attività stromboliana che consiste, ecco, in queste esplosioni che avvengono ad intervalli che possono variare da pochi minuti a volte anche a diverse ore. E questo va avanti ormai con poche interruzioni da oltre 1300 anni. Io sono venuta qua, in realtà nel 2011 ho scelto di venire a vivere sull'isola. Non è mai stata una scelta, diciamo, casuale, perché dovevo fare un viaggio, dovevo andare in Mongolia, poi non sono più andata in Mongolia, sono andata a Stromboli. Insomma, era giugno, tornai a luglio, a settembre e poi da lì non ho più smesso. Passavo periodi lunghi e mi sono detta a un certo punto, voglio vivere sull'isola. Sicuramente cambia molto se uno viene d'estate o in un giorno freddo, piovoso d'inverno in cui magari il sole alle 2 già non si vede più. Abbiamo avuto un sacco di problemi questo inverno perché sempre brutto tempo, abbiamo lavorato sotto il temporale, sotto la pioggia, sotto il vento. Adesso pare che ancora 2-3 giorni abbiamo finito. Poi dobbiamo pulire tutto e la prossima settimana, prima di Pasqua, dobbiamo aprire. È un'isola tranquilla, non è che c'è tanta gente l'inverno, il problema è di estate, c'è troppa gente. Quando vedi la prima parte incominciano ad arrivare tutti i turisti, non puoi più camminare in strada. No, infatti è lui, ogni tanto con la bici ce li investiamo. Prendiamo del caffè e quando passano i turisti lo buttiamo addosso. Oggi credo che in inverno siamo 300. Negli anni 30 si è manifestato con un'esplosione più violenta. E poi dopo il 30 c'è stata l'emigrazione, la gente si è spaventata un po'. Fatto sì che Stromboli, che da 2700 persone circa, quasi 3000 abitanti, spopolasse. Nel 49 Rossellini decise di fare un film a Stromboli. Da lì l'arrivo della Bergman, questa attrice bellissima che in italiano sapeva dire soltanto ti amo. Io chiesi un paio di volte a mio nonno, ma com'è finito il film? E lui, che aveva portato il caffè quando era ragazzino alla Bergman su, mi racconta sempre una versione che era la versione di quello che aveva visto. Perché chi partecipava a una scena pensava che quella fosse la scena finale del film.
non posso tornare. Non voglio. Le medie siamo in sei e siamo tutti insieme, prima, seconda e terza. Quando si finiscono le medie si deve andare a scuola a Milazzo perché qui non c'è. A Lipari. Devi affittarti una casa lì, poi puoi venire ogni settimana. È un po' lontano. Io ancora non sono molto deciso, cioè ancora non so cosa fare. Non lo so. Ma dove rimanere qua? Casa questa cosa, chiuso con me a tutte le cose esterne, è una casa, diventa una casa, per forza. Questo sta crescendo di là. Io personalmente sono venuta a Stromboli perché avevo organizzato le vacanze come sempre con mio marito. Avevo per questa volta preso per base un libro di Sir Stevens e diceva che questo Stromboli era qualcosa di abbastanza straordinario. È così che siamo venuti a Stromboli per vedere questo vulcano. E poi prima abbiamo comprato la casa e dopo ho voluto venire qua e poi si annoiava. Perché tutte le sere all'inverno giocava a carte. Qua era una bisca. E mio marito non sapeva giocare come loro, non era abituato a giocare nel modo in cui giocava e lui si faceva ripulire. Poi alla fine stessi capi. Allora, ho detto, torniamo in Francia, ho detto, guarda, ascolta, io resto qui.
proposito della la squadra dello squalo bianco, dovete portare tutto questo in piazza entro un'ora. Un bicchiere di sabbia al porto, stiamo andando. Otto sassi piatti. Io prendo i sassi. Tu prendi un bicchiere. E le penne se ce le hai. Dividetevi. Tu, Yasin, vai di là. Patrick, vieni con noi. Valerio, io ne ho presi 4, tieni, ora ne prendiamo altre, tieni. Non sono piatte. Sono piatte. No, queste due, sì. Ah, piatte, tipo quelle là per fare i salti? Sì. Queste? Sì. Vai, muoviti! È tutto... Non siamo criminali, è per una buona causa, soldi! Tieni. Ora andiamo a casa mia. Andiamo. Mac arriva prima pure. Ma è anche che arriva prima? No. Allora che corriamo a fare? Andiamo. Oh, abbiamo trovato tutto. Sì, tutto. Stromboli è proprio il vulcano, non hai modo di andare via, se succede un evento lo condividi, lo contempli, non hai dove scappare. Se scappi dal vulcano trovi il mare, se scappi dal mare perché c'è uno tsunami, quindi per forza devi essere fiero di stare con lui, perché sicuramente vivendo insieme non ti fa male. No, in testa no. Qui può essere un grosso centro culturale e io ci credo per davvero. È stato solo 30 anni fa così e manco ve ne siete accorti, nella vostra piena infanzia. Noi ce ne siamo accorti bene. Eravate giovanissimi, c'erano intellettuali, pittori. Io credo che i giovani devono andarsene via dall'isola. E come io ho detto una volta a sua zia, sai cosa? Io me ne sono andato per ritornare. Me ne sono andato per ritornare. Thank you.
Nel vulcano nessuno ci pensa, salvo quando fa rumore. Ma anche quando fa rumore, non ci siamo abituati. Perché il prete doveva andare a fare la messa. Una forza magnetica potente che vuoi tornare in tutti i modi nell'isola. Facciamo noi il mistero veramente. E sei in mare con la natura, quella che ti offre, quello che capita. Mi sembra che c'è un mostro, quel rumore, capisci? È vivo. Quest'isola è viva, c'è qualcosa che respira, il respiro della terra, no? La cosa buona è che non ti distrai. In città è pieno di cose che distraggono, cose senza importanza, senza valore. Invece qui no, la libertà per pensare, il tempo per pensare ci manca di più. Perché anche se ogni tanto diciamo non siamo liberi, ma lo siamo.